Siamo a Cocconato nella storica cantina Bava insieme a Francesca Bava che adesso ci racconta della ristrutturazione di questo nuovo percorso e della famiglia. Siamo nella nostra cantina storica di Cocconato, proprio dove è nata la nostra cantina nel 1911. La mia famiglia già produceva vini qui a Cocconato dal 1600, ma avevamo una cascina in cima alla collina. Nel 1911 il mio quadrisnonno ha avuto l'intuizione imprenditoriale di spostarsi qui dove siamo oggi, proprio vicino alla stazione ferroviaria che sarebbe stata inaugurata da lì a poco. Quindi siamo nati con l'obiettivo sì di produrre i vini dalle nostre vigne della zona e poi anche più avanti da altre zone del Piemonte, ma anche per fornire accoglienza. Quindi accoglienza ai viaggiatori tramite un buon bicchiere di vino, ma anche i piatti tipici piemontesi. Avevamo anche una sala da ballo, avevamo la tabaccheria, il telefono del paese era qui, quindi eravamo un punto di aggregazione fin dall'inizio del secolo. Nel tempo siamo cresciuti, si sono avvicendate 6 generazioni e siamo ancora qui. Proprio in questa cantina dove siamo nati. L'abbiamo ristrutturata per valorizzare le caratteristiche della nostra storia e oggi è dedicata all'affinamento dei grandi rossi. Quindi dove i miei antenati producevano i vini rossi nelle vasche di cemento alle nostre spalle, ma anche nelle tipiche botti piemontesi di diverso formato, oggi abbiamo i nostri tini da 53 ettolitri in cui facciamo fermentazione e affinamento e poi abbiamo i doppi fusti piemontesi che dedichiamo alle nostre barbere importanti, ai nostri nebbioli e anche al Nizza, che è uno dei vini su cui stiamo lavorando tanto negli ultimi anni e che ci dà grandi soddisfazioni. Nella nostra cantina storica, che abbiamo da poco ristrutturato e inaugurato, abbiamo ricreato un percorso storico sulla nostra famiglia, sulle cantine Bava, ma anche sulla storia della produzione del vino in quest'angolo di Monferrato. Parliamo di Barbera, parliamo dei vini nativi del territorio, parliamo di come veniva fatto il vino un tempo e abbiamo tutta una raccolta dei vini della famiglia di diversi decenni. Abbiamo un vero e proprio slalom nella storia che inizia con la nostra bottiglia più antica, che risale al 1894, una bottiglia molto rara perché ai tempi non tutte venivano imbottigliate e etichettate. Si è salvata perché è stata travasata nel 1931, anno di nascita di mio nonno, quindi è un cimelio molto importante per la cantina, ma anche per la nostra famiglia. Vi aspettiamo a Cocconato nelle nostre cantine. Sono Giulio Bava, enologo di Cocchi, azienda fondata ad Asti nel 1891. Sono 131 anni di storia dedicati alle bollicine, al vermut e al Barolo Chinato. La lunga tradizione e storia di Cocchi nel metodo classico ha una forza basata sui Pinot Nero e sullo Chardonnay. E con Altalanga la nostra produzione è cambiata, è molto vicina al territorio e alla scelta delle vigne. Altalanga è la denominazione nuova del Piemonte che vede il Pinot Nero e lo Chardonnay da soli o in cuvée per dare spumanti longevi di grande fattura e estremamente sapidi. Altalanga è un spumante gastronomico. Cocchi insegue un proprio stile di pulizia e purezza per esaltare il territorio e il vitigno. Non facciamo fermentare i nostri vini in legno perché riteniamo che lo spirito dei terreni calcarei bianchi da cui ricaviamo i nostri Pinot Neri e gli Chardonnay siano più esaltati da una fermentazione senza legno. Importante e secondo noi fa la differenza è il lungo affinamento sui lieviti. Altalanga è un vino che è estremamente longevo, possiamo veramente trovare cuvée di qualche decina d'anni e quindi questa fermentazione, questo affinamento sui lieviti lungo aiuta ad esaltare il territorio e il vitigno. L'espressione
forse migliore del nostro Altalanga, e nella nostra cuvée che si chiama Totocord, con 80% di Pinot Nero e 20% di Chardonnay, e forse la cuvée classica che meglio esprime anche il vigneto e la denominazione Altalanga. Accanto a questo, per primi in assoluto, abbiamo prodotto un rosé di Pinot Nero in purezza, un prodotto delicato nel colore, ma intenso e ricco nei sapori e nei profumi. Un'altra nostra cuvée è Bianca Bianc. Il nome in piemontese vuole sottolineare l'origine e il suo territorio e anche il proprio stile. Chardonnay in purezza, 4-5 anni sui lieviti prima di essere vendute. Infine Padosé, che è un'espressione di Pinot Nero in purezza, il cui lungo affinamento e l'origine delle uve da vigne su terreni bianchi calcarei permette di raggiungere eleganza e equilibrio senza alcun dosaggio. È una cuvée in tiratura limitata, sono 12.000 bottiglie all'anno.